giorni, manifestazione di stima e vi ringrazio tantissimo da parte delle persone, sia quando li incontro per strada, sia diciamo con i vari mezzi telematici. E i ringraziamenti sono per il lavoro che facciamo di formazione, vi ringrazio veramente tanto. Se volete sostenerci in maniera ancora più puntuale, vi ricordo che è molto importante per noi l'iscrizione al canale. Come potete vedere dall'immagine, basta cliccare sulla campanellina, ed è importante anche il like o l'unlike, quello di YouTube, perché fa alzare l'algoritmo e ci fa aumentare la penetrazione del nostro canale. Quindi vi ringrazio, ciao e buona continuazione di settimana. È durata solo pochi giorni l'apertura temporanea per l'ufficio postale di Chioggia, a seguito della prima tranche di lavori nel mese di ottobre. Lunedì infatti gli sportelli avevano ripreso a operare allo scopo di erogare le pensioni agli aventi diritto, ma da oggi la manutenzione straordinaria riprende per concludersi il 24 novembre. Resta a disposizione invece il postamat esterno alle casse. L'ufficio postale di Chioggia riaprirà regolarmente il 25 novembre prossimo. Intanto gli sportelli di Sottomarina, Borgo San Giovanni e Sant'Anna sono stati interessati stamane dall'igienizzazione degli spazi ad opera di un'impresa specializzata a seguito della presenza di un dipendente che aveva contratto il coronavirus e che nel corso dell'ultima settimana aveva effettuato le proprie prestazioni lavorative in tutti e tre gli uffici. Decreto del governo, la didattica a distanza occuperà il 100% delle lezioni nelle scuole secondarie di secondo grado, ovvero gli istituti superiori. Ma un articolo pubblicato oggi dal quotidiano La Nuova Venezia in edicola ne mette in dubbio il perfetto svolgimento. La fibra ottica infatti non raggiunge la cittadella scolastica di Borgo San Giovanni, fermandosi a pochi metri dalle aule e costringendo a trasmettere dati con velocità minore, nel forte pericolo di intasamento delle linee a causa del collegamento simultaneo di tutti gli allievi. La dirigente scolastica Daniela Boscolo aveva già segnalato la questione lo scorso luglio, ma non ha ottenuto risposta. È cominciata con il passaparola via web la manifestazione che questa mattina ha radunato centinaia di persone in riva del Carbon a Venezia. Il lungo corteo di commercianti, lavoratori del turismo, gondolieri e cittadini in difficoltà economiche a causa della crisi legata al Covid-19 era partito attorno alle 10.30 da San Marco, destinazione Cafarsetti, con l'obiettivo di farsi ricevere dal sindaco. Un raduno per esprimere il disagio e lo scontento dovuto alle restrizioni e alle chiusure imposte dal governo per limitare la diffusione del contagio. Ma i toni della protesta spontanea si sono inaspriti una volta raggiunto il palazzo del comune. Mentre almeno uno dei portavoce dei manifestanti veniva fatto entrare in municipio, all'esterno lo slogan «Libertà, libertà» si trasformava da rivendicazione per il diritto al lavoro in mantra negazionista. Un folto gruppo di manifestanti, sollecitato da una minoranza no Covid, non solo ha annullato le distanze tra le persone, ma si è anche tolto la mascherina, facendo poi roteare sopra la propria testa il dispositivo di protezione individuale. La capogruppo del PD al Consiglio Comunale, Monica Sambo, commenta che certamente vanno riconosciute le enormi difficoltà che i lavoratori, i commercianti e tutti gli operatori economici stanno subendo, ed è necessario adoperarsi per dare risposte concrete. Devono però essere condannati, anche da parte del sindaco, i comportamenti altamente pericolosi per la salute di tutti. Come accaduto in altre manifestazioni simili di questi giorni in tutta Italia, infatti, le istanze dei lavoratori in difficoltà
rischiano di essere offuscate dai comportamenti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica di una parte dei manifestanti. Per pagare 6 milioni di cartelle esattoriali arretrate. È il tempo concesso a un pescatore di vongole Chiogiotto che ha ricevuto la mazzata in virtù di alcune fatture non regolari emesse dal 2007 e anche nell'altro secolo fra tasse e IVA non versata. L'uomo, 66 anni di età e meno di 2 dal raggiungimento della pensione minima, è accusato di aver fatturato 7 milioni di euro, oltre a 3 miliardi di lire, nel periodo compreso tra il 1996 e il 1999. Una volta recatosi negli uffici dell'Agenzia delle Entrate, si è sentito imporre il pagamento dell'immane cifra entro 5 giorni, poi la dilazione di un mese. Il caparozzolante, che abita in una casa di proprietà del comune, è ancora al lavoro nonostante incipienti malattie professionali, e ora rischia quantomeno il pignoramento dei beni posseduti. La birra al miele addirittura. Certo Andrea, e qui abbiamo il birrificio Bionocch di Fiera del Pimiero che ha pensato bene di affinare in botte per 10 mesi questa birra con aggiunta di miele e di licheni. Una birra molto interessante che si sposa con formaggi belli morbidi e grassi oppure con della pasticceria. Da lunedì 9 novembre e per 3 sessioni nello stesso mese, il servizio di ferry boat lungo la linea 11 di ACTV tra Santa Maria del Mare e gli Alberoni sarà sospeso per consentire la ristrutturazione dei pali prospicenti all'approdo. Pertanto, nella settimana dal 9 al 13 novembre, quindi dal 16 al 20 e infine dal 23 al 27, verrà istituito un servizio sostitutivo tramite battello foraneo, che imbarcherà solo i passeggeri degli autobus, le biciclette e gli scooter fino a 50 cm cubici. L'interruzione avrà luogo nei periodi indicati dalle ore 9 alle ore 17, quindi l'ultima corsa regolare del ferry boat dagli Alberoni in direzione Pellestrina sarà quella delle 8:50, la prima dopo la sospensione alle 17:30.